Ed ora ciclismo, che in questi giorni vuol dire soprattutto vigilia di Giro d'Italia. C'è un abruzzese anche in ammiraglia, si prepara per la Corsa Rosa, lo abbiamo in diretta con il nostro Paolo Durante. Allora a te Paolo. Sì, grazie, grazie Carmine per la linea. L'abruzzese, eccolo qui, Alessandro Spezialetti, direttore sportivo dell'Androni Giocattoli. Partiamo dai numeri, Alessandro, perché tu come corridore ne hai fatti ben 14 di Giri d'Italia, come direttore sportivo 2. Riesci ancora ad emozionarti oppure hai visto tutto? Ma sicuramente riuscire ad emozionarmi, il Giro è la gara più affascinante che abbiamo qui in Italia, quindi ogni anno essere la partenza è sempre un'emozione, poi soprattutto quando la gara parte come quest'anno dall'Italia in una piazza come Bologna, non c'è che dire, dai, saremmo tutti emozionati come fosse il primo Giro. Ricordiamo partenza sabato 11 maggio da Bologna, arrivo poi il 2 di giugno a Verona, tante tappe, le solite 21, anche qualche riposo. Dopodomani ci sarà in Piazza Maggiore a Bologna proprio la presentazione delle squadre, naturalmente anche dell'Androni Giocattoli. Quali sono i vostri obiettivi quest'anno? L'anno scorso vi siete messi molto in evidenza, soprattutto per la combattività, avete anche conquistato diversi podi. Quest'anno? Ma quest'anno speriamo di ripeterci, sicuramente saremo protagonisti sia negli arrivi di tappa ed anche con delle fughe, quindi credo più o meno ci aspettiamo un giro come l'anno scorso. Speravamo che qualche colombiano, ex colombiano, restasse con noi anche quest'anno per cercare di essere un po' più forti in salita, però va bene lo stesso, abbiamo una squadra forte e quindi non mancheranno per noi le occasioni di provare a vincere una tappa. E magari chissà. Venerdì 17 maggio la Caravana Rosa approderà in Abruzzo con una tappa, una frazione tutta abruzzese, Vasto L'Aquila, anche per ricordare il tragico terremoto a 10 anni di distanza che ha sconvolto L'Aquila, tutto l'Abruzzo, tutta l'Italia. Ci proverete lì, il giorno dopo ci sarà la partenza da Tortoreto. Beh, sicuramente per noi ogni giorno saremo all'attacco, sia con le fughe, come ho già detto, sia con delle fughe, cercando anche di provare a vincere qualche tappa. Sicuramente la tappa abruzzese personalmente è una tappa a cui tengo molto, soprattutto anche per i due sponsor abruzzesi che sono con noi, la Tenuta Ulisse e la Human Gest. E quindi spero io con i miei ragazzi di cercare di dare una bellissima soddisfazione ai nostri sponsor locali e non solo, quindi sia il giorno venerdì che il giorno successivo a Tortoreto speriamo di ben figurare. Senti Alessandro, ti piace questo Giro d'Italia come è stato disegnato? Ma sai, non è facile, sicuramente un bellissimo Giro d'Italia, normale che a qualcuno possa dispiacere che non arrivi proprio al sud, Calabria, Sicilia o quant'altro, però non possiamo, ogni anno è sempre difficile organizzare un evento del genere, quindi capita a qualche regione qualche anno di aspettare l'anno successivo per essere presenti, però sicuramente sarà un bellissimo Giro d'Italia con bellissime salite, un bellissimo percorso, quindi non c'è nulla da dire. L'ultima, Alessandro, ci saranno due abruzzesi in gara in due squadre diverse, Dario Cataldo e Giulio Ciccone, naturalmente in bocca al lupo anche a loro da parte mia, ma credo anche da parte tua. Gli altri protagonisti quali potranno essere? I soliti, insomma, Nibali, Dumoulin e altri? Ma guarda, io sicuramente i nomi che hai fatto sono tra i favoriti. Quello che mi preme dire è che, mancando Egan Bernal, che secondo me era il favorito numero uno, in questo momento darei, se riesce a tenere la condizione fino alla fine, darei qualche chance in più a Roglic, lo sloveno Roglic. Poi, normale, spero anche in Vincenzo come italiano che riesca a fare qualcosa di buono e ovviamente Dumoulin e tanti altri. Bene, grazie, grazie di cuore Alessandro Spezialetti, direttore sportivo dell'Androni Giocattoli. La linea da parte mia, da parte del tecnico Diego Martelli, può tornare allo studio.